farvi una review di due prodotti che mi sono stati gentilmente inviati da un'azienda e si tratta dell'Optima Naturalis. Ovviamente tutti quanti i riferimenti li troverete giù nell'info box. E si tratta di due prodotti, tra l'altro sono stati davvero gentilissimi perché invece di mandarmi, diciamo, i soliti campioncini, mi hanno mandato due prodotti in full size di una marca che volevo provare, tra l'altro, da tantissimo, che è la Dr. Organique, penso si dica. E uno è uno shampoo e una crema corpo. Allora, inizio subito parlando dello shampoo. È questo shampoo qui, all'aloe vera. E come vi dicevo anche nel video della collaborazione puro bio, ho un problema con gli shampoo bio. Allora, questo ha un profumo ottimo, delicatissimo, ancora si sente, è buonissimo. Poi ho apprezzato anche molto il fatto del tappino che non si sfida, ma è quelli insomma così automatici. Il mio problema è che per fare uno shampoo dovevo utilizzare una quantità assurda, assurda di shampoo, davvero troppo. E fa comunque abbastanza schiuma, li lava bene, ma i miei, essendo molto crespi, cioè i miei sono ricci, tendenti al crespo, e dovevo metterci poi chili di balsamo perché me li increspava parecchio. Però vi dico che era un mio problema, perché ad esempio l'ha provato mia madre, che ha i capelli lisci. E ci si è trovata abbastanza bene, cioè nel senso, anche a lei appena li lavava gli dava un po' la sensazione di avere i capelli crespi, ma poi nel tempo si è accorta che questo shampoo gli rendeva i capelli più puliti per più giorni, e quindi assolutamente una cosa positiva. Devo dirvi che anche io ho notato questa cosa, nonostante poi abbondassi di balsamo, ho notato che avevano più volume e duravano di più. Cioè io sostanzialmente li lavo un giorno sì, un giorno no, a volte un giorno sì, due no, e con questo arrivavo anche a 3 giorni, che per me è una cosa assurda. Quindi da questo punto di vista ve lo straconsiglio, e l'unica cosa, io voglio capire bene come devo fare se volessi passare al bio per i capelli, perché sono convinta che questa cosa me la fa sia perché insomma i miei capelli sono un po' tendenti al crespo, e poi perché sono abituati a shampoo che magari sì, quelli ultra dolci non hanno parabeni, siliconi, ma hanno comunque un po' di schifezza all'interno. Quindi vorrei magari capire come poter passare gradualmente al bio. Però questo shampoo, insomma, ve lo consiglio soprattutto se avete i capelli lisci e non crespi, perché dal punto di vista poi appunto nel lungo andare la differenza si nota. Ma secondo me il pezzo forte è assolutamente questa crema corpo. È una crema corpo alla rosa. Ovviamente lo shampoo è finito, la crema no. Anche perché sono 200 ml di crema. Vi dico la verità, io non ho l'abitudine di mettere la crema corpo tutte le volte che esco dalla doccia. Un po' perché mi scordo, un po' perché non mi va di stare lì a massaggiare la crema, aspettare di vestirmi perché si deve asciugare. Invece, da quando mi hanno inviato questa, la sto mettendo tutte le volte. Perché ha, faccio vedere intanto la consistenza. Cioè, no, ragazzi, ha un odore allucinante. Cioè, se vi piace la rosa, non potete non prendere questa crema. E come vedete si asciuga in frettissima, senza lasciare aloni, e è davvero fenomenale. Quindi la sto utilizzando tutte le volte, e la cosa che mi piace tantissimo è che lascia il profumo a lungo andare sulla pelle, ed è una cosa che a me non tutte le creme fanno. E è questo profumo dolcissimo di rosa che, cioè, se non vi piace la rosa non so per voi, ma io che la adoro, è fantastico. È molto molto idratante, ma nonostante ciò si asciuga in frettissima, e come avete visto basta massaggiare un attimo e si assorbe senza fare la classica chiazza bianca da crema che devi stare lì a massaggiarla. Quindi assolutamente mi è piaciuta tantissimo, cioè questa ve la straconsiglio, perché è assolutamente una crema fantastica.
Tra l'altro, spesso della Dottor Organic si trovano delle vendite private su saldi privati, più che tutto, ma anche su Privalia. E se mi seguite nella mia pagina Facebook, sotto trovate il link, io lì vi segnalo tutte quante le vendite private interessanti che ci sono, e ce ne sono state tipo due nel giro di un mese di questa marca. Quindi, insomma, conviene perché non è economica al massimo, ma non è nemmeno cara, insomma, quindi io ve la straconsiglio. Ringrazio ancora Optima Naturalis per avermi inviato questi due prodotti. Sono stata davvero molto contenta di averli potuti provare, anche perché questa quando la finirò li riacquisterò senz'altro. E fatemi sapere se voi l'avete provato e datemi appunto dei consigli su come passare al bio per i capelli. E niente ragazze, spero che vi sia piaciuto questo video, vi sia stato utile in qualche modo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!